Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Buonasera, sempre in diretta dagli studi di Soverato per un altro approfondimento, speriamo che sarà insomma di vostro gusto e sarà interessante. La scorsa settimana ci siamo occupati di teatro, qui con il direttore del Teatro del Grillo Claudio Rombolà, questa settimana invece parliamo di cinema e in fondo il cinema e teatro sono due nobili forme d'arte sicuramente differenti e che usano linguaggio differenti, ma sono anche ma non due ambiti così distintamente separati. E allora parliamo di CineTour Calabria questa sera e lo facciamo insieme ai due autori, Maurizio Paparazzo in fondo e Giovanni Scarfò qui alla mia destra. Una guida Calabria cinematografica, un'operazione culturale di grande spessore che ad un anno dalla sua pubblicazione è stato tra l'altro presentato in location altrettanto di spessore e di prestigio come, giusto per citare qualcosa, allora al Festival di Cannes, è stato presentato al Festival di Berlino, alla Mostra del Cinema di Venezia, alla Festa del Cinema di Roma, insomma approfondiremo insieme appunto i due autori. Partirei con te Maurizio Paparazzo, dicevamo un'operazione culturale di grande spessore, in poche parole sono stati analizzati ben 75 anni di storia del cinema calabrese. Ecco. E infatti sentivamo, almeno noi che siamo appassionati di cinema, il bisogno di recuperare attraverso una ricerca abbastanza laboriosa tutta una serie di titoli sin dagli anni 40, quindi a partire dal 1942 al 2018 praticamente, sì, certo. Quindi sono in realtà 75 anni di storia del cinema, perché ancora la Calabria non era in possesso di una pubblicazione che potesse dare in maniera compiuta il senso della presenza della cinematografia in Calabria. C'erano altre pubblicazioni precedenti, alcune di Giovanni Scarfò, che arrivavano comunque fino agli anni Ottanta. Quindi abbiamo ritenuto necessario colmare questa lacuna storiografica e continuare, proseguire questo ottimo lavoro che aveva già fatto Giovanni e portarlo fino ai nostri giorni. Per cui abbiamo recuperato, penso, tutto della cinematografia in Calabria. Parliamo di circa 200 film, di lungometraggi, quindi per il cinema per il piccolo schermo, quindi anche serie televisive, quindi per la televisione. Il primo libro in assoluto sulla storia della cinematografia in Calabria. Sì,
In effetti possiamo dire che in senso compiuto è il primo libro, la prima pubblicazione che si occupa di questo tema. E quindi sicuramente questo è un aspetto importantissimo per questo libro. È un libro che ha seguito la Fondazione Calabria Film Commission, che è stata la l'ente che lo ha promosso, che lo ha voluto, che lo ha fatto realizzare, grazie anche alla presidenza della Regione Calabria, il presidente Mario Oliverio, a cui noi abbiamo presentato il progetto, e lui ha visto subito, ha intuito che era un lavoro serio, un lavoro importante e che andava promosso. E quindi noi siamo andati sempre al seguito della Film Commission della Regione Calabria. Ecco perché prima citavi i festival di Cannes, festival di Berlino e festival di Venezia, perché la Film Commission ha ritenuto di presentare questo libro all'interno di questi prestigiosissimi festival, che sono i più importanti festival europei, per dire anche la Calabria ha una sua storia del cinema. Ecco, Giovanni Scarfò, quindi coautore insieme a Maurizio Paparazzo, dicevamo, e quindi una ricognizione, una mappatura davvero certosina, importante, proprio che è andata a sviscerare davvero tutto. Sì, come diceva Maurizio, il mio lavoro era più improntato da un discorso critico del cinema in Calabria, e arrivava negli anni 90. Adesso, mancava qualcosa che di identitario, cioè nel senso che la maggior parte dei calabresi, ma anche fuori dalla Calabria, non conoscevano la totale storia del cinema in Calabria, ambientato in Calabria, realizzato in Calabria, da registi calabresi e non, perché poi lì c'è un discorso da fare, magari lo affrontiamo anche dopo. Sì. E questa possibilità che ha il cittadino, il lettore che vuole approcciarsi al libro, di avere finalmente un quadro totale di quello che è successo in Calabria dal 42 al 2018. Anzi, direi di più, abbiamo anche una parte che riguarda la storia del cinema muto, perché in Calabria c'è stata anche una piccola storia del cinema muto, non certamente come industria cinematografica, al contrario della Sicilia che l'ha avuta. E noi abbiamo avuto, dei film ambientati in Calabria da parte di una casa di produzione famosissima napoletana che si chiama la Elena Notari Film, che ha ambientato in Calabria due o tre film girati un po' nella Locride e quant'altro. Uno dei più famosi film realizzati dalla Elena Notari Film era Il Brigante Mussolino. Sì. Perché Il Brigante Mussolino era, come dire, una richiesta quasi fatta dagli emigrati italiani, calabresi anzi, in America, tant'è vero che era nota, ha aperto anche una sede a New York. Però abbiamo avuto anche un, così completiamo il discorso, abbiamo avuto anche un calabrese, che deputato, Vincenzo Morelli, detto Rastignac, che aveva scritto delle commedie. Queste commedie sono state realizzate in film, tradotte in film, con un certo successo. E lui, preso da questa voglia, da questo successo, ha fondato una casa di produzione. Si chiama la Libertas Film, ha realizzato dei film, purtroppo non ha avuto un successo, perché poi, sai, il cinema si basa su un fondamento essenziale, che i soldi, l'economia. Se non hai questi mezzi, anche in tempi del cinema muto, questa possibilità non ce l'hai, quindi ha dovuto anche lasciare questo punto di vista. Dico un'altra cosa, però c'è stato un altro calabrese che si è occupato di cinema in quel periodo e si chiama Corrado Alvaro. Corrado Alvaro è stato un grande saggista, critico cinematografico, che ha ripercorso tutta la storia del cinema, che è dagli anni 20 agli anni 50, con una sua originalità. Maurizio, ritorno da te, quindi il volume, la guida, si apre al cineturismo, dicevamo, nella nostra conversazione, pretrasmissione, quindi è una guida vera e propria, importante, interessante, anche utile per le produzioni che poi devono girare poi in Calabria. Sì, hai detto bene, io ritengo che sia uno strumento, questo volume, utilissimo,
sotto diversi aspetti. Intanto abbiamo detto perché è un patrimonio che noi restituiamo ai calabresi. Abbiamo raccolto questo patrimonio dall'oblio, dal buio, lo abbiamo tirato alla luce e lo offriamo ai calabresi affinché gli stessi calabresi possano prendere, come dire, conoscenza di questo materiale. Letterario e fotografico. E fotografico anche, perché il libro è corredato di 160 foto originali. E sono tantissime. Realizzato da 5 fotografi professionisti che sono andati in giro per la Calabria e hanno scattato delle foto bellissime di paesaggi straordinari, ma non tanto per l'aspetto della bellezza, quanto per la loro capacità di dare un'identità ai vari ambienti, alle varie aree nelle quali noi abbiamo suddiviso gli 8 itinerari cineturistici di cui è strutturato questo libro. Sì. Quindi uno strumento, come dicevamo, anche per le produzioni cinematografiche che vengono a girare in Calabria, perché arrivare in Calabria con un'idea di un film, poi questo film lo devi ambientare nelle aree giuste. Certo. E per come l'abbiamo noi pensato e realizzato questo libro, il libro consente di dire, guardate, ai produttori, agli scenografi, ai location manager, ai registi, voi vi dovete fare un'idea precisa dei paesaggi calabresi. Più che altro centri storici, si diceva? Non sono soltanto, ci sono anche i centri storici, però a ben guardare, che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che la Calabria è versatile dal punto di vista paesaggistico. Per farti un esempio. E questo lo si sapeva, comunque. Beh. Le location del Pollino, sì, sono diverse, per esempio, da quelle dell'Aspromonte. Certo. E quelle dell'Aspromonte sono diverse da quelle della Sila. Così come quelle della Sila sono diverse dall'area del Marchesato. E l'area del Marchesato è diversa paesaggisticamente dalla Locride. E la Locride è diversa paesaggisticamente dall'Istimo, dall'area di Cassiodoro, cioè dell'Istimo, sì, che è la nostra zona praticamente, certo, tra il Golfo di Squillace e il Golfo di Lamezia. Questo ci ha dato la possibilità di dare un'identità precisa a questi luoghi. Non so se sono riuscito a spiegarmi, perché ambientare in un film ha bisogno di un'atmosfera, certo, ha bisogno di un sapore particolare, non è che tu lo ambienti dove capita, non è così. Devi trovare l'ambiente giusto, certo, le location giuste per dare l'atmosfera, la luce e caratterizzare bene il film che stai facendo. Quindi sicuramente sono anche tante location, magari poco conosciute al pubblico, però che esistono. Che esistono. Cioè, per dire, non è la costa o la località turistica magari che conosciamo tutti e conoscono tutti, ma sono quelle particolarità, quelle location particolari, quei paesi, sì, quegli infatti, scorci. Noi l'abbiamo scelto anche con un occhio cinematografico, cioè non è stata una scelta della cartolina bella in quanto tale, ma avendo noi un'esperienza anche da registi, quindi certo, da gente del cinema, abbiamo cercato di dare un taglio cinematografico, cioè di dire ai nostri colleghi registi guarda questa angolazione, guarda questo aspetto, può essere forse utile, utilissimo per ambientare qualche tua sceneggiatura, qualche tua storia. Non di meno, un'altra utilità di questo libro è per i cineturisti, cioè che cosa vogliamo dire? Se c'è un turista che si trova nella zona di Crotone ed è curioso di sapere dove hanno girato l'armata Brancaleone o dove è stato girato il Vangelo secondo Matteo, sa che questi film, attraverso questo libro, sa che questi film sono stati girati anche in questi posti, quindi presso Le Castella o presso Cutro. Certo. E quindi l'amante dei film può recarsi in questi luoghi, in queste aree e ritrovare il senso dei film che lui magari ha amato e che ha visto quando era giovane. Peccato non possiamo
non possiamo proiettare insomma le immagini, le foto che sono contenute, quindi dicevamo, parlavamo di 180 foto, quindi un corredo fotografico importante, però sicuramente invoglieremo i telespettatori, chi ci sta seguendo, ad acquistarlo, comunque a leggerlo e a guardarlo ovviamente, ed ammirare naturalmente gli scorci, i paesaggi. Guarda, che c'è una cosa sono contenuti. Che mi fa molto piacere quando arrivo a Lamezia, all'aeroporto di Lamezia, nella sala degli arrivi, e c'è un'edicola che tutti conoscono, perché c'è un'edicola con un tabaccaio. Sì. C'è da un anno il libro Cinetour Calabria, che è sempre lì, quasi in vetrina, a voler invitare, quasi a dare il benvenuto naturalmente ai viaggiatori, ma anche a dire: attraverso questo libro vi diamo la possibilità di conoscere meglio e in maniera più approfondita e sicuramente con un taglio diverso la nostra regione. Eh sì, certo, una regione che appunto, come sottolineavi Maurizio, è versatile, cioè si presta davvero a dei paesaggi, una varietà paesaggistica infinita, e lo sappiamo benissimo, tra l'altro la Calabria è annoverata fra le regioni più belle anche proprio per questa ricchezza proprio paesaggistica, per questa varietà di paesaggio, quindi mare, montagna, collina, ma poi appunto tra la Sila e l'Aspromonte o tra la Sila e le Serre, insomma c'è una varietà, certo. E c'è una ricchezza appunto senza eguali. Giovanni, appunto abbiamo parlato di Berlino, di Cannes, di Roma e di Venezia, che riscontro sta ottenendo? Perché dicevamo che è un libro giovane, è stato pubblicato soltanto un anno fa. Sì, no, intanto volevo ricordare che a proposito di Cinetour, Cineturismo, che edito Rubettino, lo diciamo, che il cinematografico muove 100 milioni di persone in tutto il mondo. Sì. Tant'è vero che in Italia c'è anche un festival dedicato al cineturismo, Ischia, dove siamo stati con il libro, appunto. E il riscontro è molto, molto positivo. È positivo perché, appunto, è un libro originale. Intanto perché, appunto, c'è questa ricchezza fotografica. Per il discorso delle location. Non devono essere, come dire, location può essere qualsiasi cosa. La location, la fotografica, appunto, come diceva Maurizio, deve invogliare l'occhio cinematografico a dire: qui potrei ambientare una scena, un mio film o altro. Quindi, quando abbiamo scelto le foto, tra centinaia e centinaia di foto proposte, il nostro discorso era proprio questo, cioè individuare un obiettivo cinematografico che potesse dare la possibilità a registi, produttori e quant'altro di dire: lì potrei ambientare un mio film. Il libro, diciamo, appunto, che ha avuto un riscontro molto, molto positivo, sia dove siamo stati, a Berlino, a Venezia, a Cannes ha avuto una sala piena di spettatori che hanno assistito alla nostra presentazione, quindi questo ci ha convinti che effettivamente abbiamo fatto un buon lavoro e che effettivamente ancora, visto dopo un anno che stiamo ancora girando, stiamo andando un po' in giro a presentarlo, che effettivamente questo libro risponde a un'esigenza, che era quella che dicevamo prima, di conoscere meglio la storia del cinema in Calabria, pochissimo conosciuta fino ad ora, se non i film più principali, e quindi anche costituirsi un'identità cinematografica, cioè sapere che in Calabria abbiamo avuto una storia del cinema. Poi è chiaro, la storia del cinema è fatta di film belli, brutti, positivi, negativi, questo non ha importanza. Perché l'obiettivo, qual è l'obiettivo poi di una regione, con una film commission o altro? Cercare di fare in modo che venga fuori una industria cinematografica. L'industria cinematografica è quella che poi ti consente di avere finalmente una base con la quale lavorare, quindi piano piano, che poi cosa vuol dire un'industria? Vuol dire posti di lavoro, vuol dire tantissime cose. Dovunque spingono, certo, per avere le truppe cinematografiche nel proprio 150 persone che arrivano in un posto, che arrivano a Soverato, che arrivano a Catanzaro, muovono un'economia, cioè al di là di qualsiasi altra cosa, poi dei film bello brutti, ma c'è questo discorso economico che è molto importante. Quindi noi, come dire, in Calabria
dobbiamo tentare nel nostro piccolo. Ovviamente non possiamo essere Roma, non possiamo essere Torino, ma nel nostro piccolo possiamo diventare anche una piccola industria cinematografica che effettivamente, e finora abbiamo avuto la prova con la Film Commission nuova che è nata da qualche anno, che questo può avvenire, e il libro spinge in questa direzione. Ecco Maurizio, il rapporto con il cinema in Calabria da prima, e parliamo di molto tempo fa, sicuramente era occasionale, poi la regione comunque ha acquisito la consapevolezza di avere una sua identità cinematografica, una sua potenzialità, diciamo, cinematografica. Quindi com'è mutato il rapporto, questa evoluzione, questo mutamento, come è avvenuto? Sì, c'è stata un'evoluzione importante, perché se tu pensi che negli anni 40 furono girati in Calabria solo 4 film, I Pagliacci, Patto col Diavolo, dove di Luigi esattamente luoghi? Montalto Fugo, okay. Poi abbiamo Il Lupo della Sila, sì. Famosissimo film con Amedeo Nazzari, e poi abbiamo SOS Africo di Elio Ruffo, cioè, quindi ci troviamo in una dimensione quasi artigianale, tra virgolette, sono sempre film di grandi professionisti. Da un punto di vista numerico, quantitativo, siamo a 4 film, proprio, occasionale. Pensa che nel decennio 2010-2018, quello in cui noi stiamo vivendo, siamo già arrivati a circa 67-68 film. Quindi, no? Un balzo straordinario, come diceva Giovanni, quasi... si sta imponendo una mentalità per una industria cinematografica. In questi anni, in questi 70 anni, però, è anche cresciuta la consapevolezza di molti registi autoctoni, quindi calabresi stessi, che hanno cominciato a utilizzare il mezzo audiovisivo. Non aspettando sempre soltanto le produzioni esterne che venivano da fuori, certo, a raccontare il loro punto di vista della Calabria o quel tipo di film che poteva essere adatto per il mercato cinematografico, per il momento cinematografico, per il filone cinematografico che raccontavano. Ma da quando i registi calabresi stessi hanno cominciato a raccontarsi, quindi a vedere con i loro occhi dall'interno il cinema, questo cosa ha voluto significare? Ha voluto significare già un momento di presa di coscienza, quindi di consapevolezza. Accanto a questo c'è stata anche la fondazione del DAMS a, sì, Cosenza, disciplina delle arti, della, certo, musica e dello spettacolo, che è una facoltà che c'è a Bologna e a Cosenza. Accanto a questo la RAI di Cosenza, la sede RAI di Cosenza intorno agli anni 80 aveva dato la possibilità a giovani registi di realizzare dei loro prodotti, dei loro film, e quindi anche questo ha aiutato a quell'evoluzione. Poi nel 2006 nasce la Film Commission della Regione Calabria, che apre le porte a quella stagione che noi possiamo definire la stagione della serialità, della grande serialità televisiva. Sì, ricordiamo le grandi fiction. Le grandi fiction, Gente di mare, tanto per, sì, dirne una, Artemisia, sì, Sanchez, sì, ma ce ne stanno ovviamente tante altre, e che troverete, i nostri lettori troveranno tutto all'interno, citate, della guida, in maniera molto molto scrupolosa in questa pubblicazione, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove la Film Commission ha ormai raggiunto dei livelli importanti, soprattutto per ciò che riguarda il sostegno che viene dato alla cinematografia. Questo è l'aspetto importante, cioè, per esempio, nell'ultima call che c'è stata a Cannes, sono stati selezionati ben 8 film, 8 lungometraggi che cominceranno tra breve ad essere girati in Calabria, una serie televisiva che si intitola Angela, diretta da Andrea Porporati, con l'attrice importante,
strada, adesso non mi ricordo come si chiama, vabbè, perdonatemi per il momento. Sì, anche a me sfugge il nome. E anche dei documentari, quindi documentari e dei cortometraggi. Quindi c'è molto fermento. Ecco, questo ti voglio dire, quindi c'è stata un'evoluzione, per ciò che riguarda l'aspetto quantitativo, importantissimo. Poi altro discorso invece sarebbe quello da fare per ciò che riguarda l'aspetto delle varie fasi che questa cinematografia ha sviluppato. Cioè è curioso anche studiare come in alcuni momenti i film che venivano realizzati in Calabria erano di un certo tipo, trattavano determinati temi, determinati contenuti. Ti faccio un esempio, il brigantaggio. Sì. Cioè, la prima fase di questa nostra cinematografia era tutta sul brigantaggio e gran parte di questi nostri film venivano realizzati, guarda caso, nella zona della Sila. Perché ti dico questo? Perché poi invece nei decenni successivi si è spostato l'interesse, si è spostato sull'Aspromonte, perché non era più il brigantaggio il tema importante, ma erano i sequestri di persona. Certo. E quindi lì c'è stato un cambiamento proprio geografico di interesse. Allora, per ciò che riguarda la prima fase, scusatemi se mi dilungo, però è giusto anche dare delle informazioni ai nostri spettatori anche dei nomi, dei titoli. Per esempio, il Brigante Musolino, ambientato con Amedeo Nazzari e Silvana Mangano negli anni 50, il Brigante di Tacca del Lupo, le Campane di Pompei, che sarebbe il bandito calabrese, il Brigante di Renato Castellani, Antonello Capobrigante. Cioè, vedete come c'è una caratterizzazione precisa, cioè si segue un filone e lo si scava, lo si sfrutta fino in fondo. Ecco Giovanni, si è arrivati un po' tardi perché altre regioni del sud come la Sicilia, la Puglia sono arrivati un po' prima a questa consapevolezza, nonostante la Calabria, lo ribadiamo, abbia questi panorami e queste location, questi set naturali che conosciamo tutti. Come mai? No, vabbè, intanto bisogna dire una cosa, che per quanto riguarda fatto che il cinema segue dei percorsi, ovviamente perché li segue essendo in qualche modo un'industria a livello nazionale. È chiaro che da questo punto di vista il cinema in tutto il mondo segue dei suoi percorsi che riguardano la convenienza a fare certe cose in un modo o a fare un altro. Questo è ovvio, questo è normale, ma questo succede anche nella musica, succede anche nei libri, dovunque. Ma anche il cinema, che poi tra l'altro si fonda sull'economia, sui soldi, chiaramente risponde di più a certe esigenze che devono essere acquisite. Arriviamo tardi perché ovviamente la Calabria in qualche modo arriva tardi in tutte le sue sfaccettature. Ahimè. Però noi abbiamo avuto un regista, poco fa l'ha citato Maurizio, con il documentario SOS Africa, che ha tentato di... Elio Ruffo. Ha tentato di costituire, forse anche lui stesso dal suo punto di vista certamente non aveva grandissimi mezzi, però ha avuto il coraggio di iniziare un discorso calabrese cinematografico con lo sguardo interno, perché io chiamo sguardo interno e sguardo esterno, no? Sguardo interno è quello dei registi che nati in Calabria, vissuti in Calabria, che citava prima Maurizio stesso è un regista calabrese, che hanno preso consapevolezza del fatto che io non nego lo sguardo esterno è anche necessario, è come dire ti allontani da un quadro per vederlo meglio. Noi abbiamo bisogno anche di quelli che ci guardano da fuori, come noi guardiamo da fuori anche gli altri. Non è che non guardiamo fuori i genovesi, magari non li guardiamo dal punto di vista cinematografico perché non abbiamo i mezzi ancora, no? Di essere quelli che vanno a Genova e fanno un film, o a Roma o da altre parti, però lo sguardo esterno è necessario, perché lo sguardo esterno ci consente di vedere delle cose che noi magari all'interno non vediamo o non vogliamo vedere, ma lo sguardo interno è necessario, in quanto lo sguardo esterno spesso guarda soltanto quelle cose che diceva prima Maurizio, il brigante o altro. Non è un caso citiamo Maurizio, perché Maurizio è stato il produttore esecutivo di un film che ha aperto, diciamo, ha scardinato un certo modo di guardare la Calabria.
ed è il film Angela come te, che magari ne parlerò lui stesso, che è un film che appunto fatto da una calabrese, che appunto ripercorrendo un po' il suo percorso individuale, si chiamava Angela come te, sì, la regista Brasi, Angela Brasi, quindi Angela, anche lei e anche i due personaggi, che comunque partendo da quello, ma poi dico, Brasi, chi conosce questo film? Perché poi andiamo al discorso del fatto che in Calabria si parla sempre di mafia, non è vero. Poi non è vero. Passaggio nel lo senso facciamo che anche vogliamo noi essere quelli caso che parliamo. Perché se andiamo a vedere la storia del cinema in Calabria, su 180 film di mafia effettivamente ne parlano solo 30. E gli altri 150 chi riconosce? Ecco allora la necessità di avere un libro che mette in chiaro tutto il percorso. Cioè, aspettate, prima di parlare, che diciamo sempre le solite cose, guardiamo un po' la storia del cinema in Calabria, guardiamo cosa è stato realizzato, guardiamo i film anche come Angelo come te, che hanno realizzato un discorso diverso e hanno guardato la Calabria in modo diverso, mettendo in confronto due Angela, una che stava a Milano e una che stava in Calabria, che poi si scambiano un po' il loro percorso, allora poi cominciamo a parlare delle cose, perché se non conosciamo quello che è stato veramente, allora ci fermiamo soltanto ai film che poi fanno più rumore, no? Perché fanno più rumore in quanto noi ci sentiamo un pochino anche colpevoli da questo punto di vista, abbiamo un problema sociale, antropologico da questo punto di vista, che è molto lungo, l'ultima fiction fatta in televisione, esatto, questa, ci che apre questi discorsi, che lì andrebbe un po', se volete ne parliamo, perché scusate se faccio un parentesi, però quando diciamo ci lamentiamo che questi fiction rovinano l'immagine della Calabria, allora io dico una cosa, prendiamo Napoli, quattro Gomorra, sì, durissime, micidiali, no? Dal punto di vista, sparano per strada. Sì. Allora andiamo a vedere Napoli. Napoli è la città con più turismo negli ultimi anni. Quindi tu non sei fra gli indignati rispetto a... No, sono indignato per come è stato fatto. Per come è stato fatto. Allora, certo, quello, è discorso, quello è un diverso discorso. Tra l'altro non girato nemmeno in Calabria. Sì, quella, allora, quella è la banalità del male, come diceva Hannah Arendt, assoluto, ma quello è un altro discorso, è dire poi che i film, parlo in generale, i film di mafia rovinano l'immagine della Calabria. Perché allora Palermo lo stesso. Montalbano, oppure abbiamo Montalbano, sì, che parla comunque stesso di mafia sotto specchi. Palermo è pieno di turisti, ma Napoli soprattutto, dove sparano per strada, veramente un turista potrebbe essere colpito. Napoli oggi è strapieno di turisti, quindi i quattro Gomorra, i sparatori, perché Napoli offre qualcosa. Quindi bisogna raccontarli comunque questi fenomeni di criminalità, però magari con modalità diverse. Allora, con se noi andassimo a censurare queste, poi possiamo dire che Gomorra ha fatto bene, ha fatto male, ha esagerato certe cose, o no, però non possiamo non permettere che non vengano realizzate. Poi è chiaro, perché fanno quattro Gomorra? Perché Sky ha visto che c'è un successo enorme, che comunque tira la serie, quindi vengono... New York è la città dove l'industria cinematografica è stata, certo, molto importante, lo è ancora, anche se poi, come dicevamo prima, le location, New York non è più la città più importante cinematografica, ma lo è Toronto, ma lo è Vancouver. Perché? Perché queste città offrono alle produzioni dei vantaggi economici che li fanno spingere e portare a spostarsi. Ormai non è più Hollywood, certo, non è più New York, ma è la produzione si sposta dove trova conveniente realizzare. Ecco il discorso della Film Commission, che no, deve fare in modo che le produzioni abbiano dei vantaggi per quanto riguarda dove realizzare un film. Allora, una manciata di minuti ancora a disposizione, mi piacerebbe sviscerare ancora con voi qualche altro aspetto, ma Maurizio, ma dal punto di vista cinematografico, qual è la Calabria che piace? Quella sangue chiama sangue? O perché poi la Calabria, lo diciamo sempre, non è soltanto 'Ndrangheta in questo caso, ma è anche cultura, è anche, ci sono, allora, i poeti, ci sono storici. Facciamo intanto una precisazione per ciò che riguarda quello che dicevamo prima, l'attrice di protagonista, sì, di Angela, sì, certo, è incontrata, quindi invece per ciò che riguarda il film Angela come te, la regista è Anna Brasi, sì. Anna Brasi, il film è Angela come te, questo che è stato girato tra l'altro gran parte qui a Soverato, a metà degli anni 80, erano gli 85 86. 86.
Allora tu mi dicevi qual è la Calabria che piace. Che piace. Guarda, sì. Io ho scritto un paio di anni fa, o un anno e mezzo fa, un articolo su questo argomento. Qual è la Calabria che piace? Mi rendo conto che la Calabria che piace è quella che stuzzica determinati appetiti un po' legati alla criminalità, purtroppo. Tutto ciò che ci vede in maniera patetica, che fa del calabrese un personaggio patetico, un personaggio arcaico, un personaggio legato a certe ritualità, a certe formule, a certe forme di vita ancestrali. Ecco, diciamo che questo è un aspetto che tocca molto gli spettatori e che affascina, in senso purtroppo negativo, certo, per ciò che riguarda l'anima e lo spirito dei calabresi, dimenticando invece che ci sono dei calabresi che invece hanno un'umanità, una simpatia, una umanità che è molto bella e che potrebbe essere invece un riferimento della nuova cinematografia calabrese, certo, la nostra umanità, il nostro modo di essere. Ma giustamente poi, ecco, alla fine non c'è mai il buono, cioè non c'è mai il male, sì, sono, ma ovunque, come dire, questo, quelle, cioè quegli il bene stereotipi, che poi, no, quegli, esatto, stereotipi che poi rimane nell'immaginario collettivo. Ecco, poi, questo sì, che purtroppo ha sempre intrigato chi ci guarda da fuori, questo aspetto, come ti dicevo prima, un po' animalesco, tra virgolette, chiedo scusa agli spettatori, ai telespettatori, però io lo percepisco questa cosa, lo sento che in alcune scene di alcuni film dove sono evidenziati questi aspetti, sono quelli che atterriscono, ma nello stesso tempo fanno piacere quasi. Ecco, ovviamente io non sono d'accordo con questo, lo dico, certo, per rispondere alla tua domanda, così come in molti libri che io leggo che vedono dei personaggi, delle storie ambientate in Calabria che riguardano questi temi, mi lasciano un po' perplesso, perché mi danno della Calabria veramente una visione monolitica, certo, sì, a senso vero, unico, vero, sì, che non, poi che passa, non passa un messaggio e che diventa poi quella, esatto, stereotipata, il modello di riferimento. Il problema, quindi, bisogna conciliare poi l'audience, chiamiamola così, poi con gli aspetti, cioè poi alla fine. Ma è come l'abitui, se tu abitui un audience a dire sempre queste cose su di noi, è chiaro che poi quello che tu ti aspetti di noi, della nostra regione e del nostro essere calabrese, l'aspettativa è sempre quella. Perché Montalbano, che comunque parla di mafia, riesce a riscuotere comunque il successo? Riesce a riscuotere il successo perché va nel cuore del territorio, perché entra nel territorio, entra a contatto con la gente, fa vedere la gente com'è realmente. Quindi l'aspetto, come dire, ndranghetistico o della criminalità è uno degli aspetti, ma non il solo aspetto. Certo. Montalbano è radicato molto bene nel territorio, riesce a raccontarlo bene e quindi questo diventa abbastanza unico, di interesse per gli altri. Diciamo, scusa, prego, prego. Diciamo che, poi andiamo a concludere perché sì, purtroppo diciamo il tempo che, tiranno. Nel caso di Montalbano e nel caso anche di Don Matteo, sì, no? Matteo mi sembra in Umbria. Sì. Centro Italia, sì. Diciamo che più che le storie, in qualche modo, che affascinano, sono belle, eccetera, per un certo tipo di spettatori, che si rivolge, no, diciamo, a un audience particolare, queste due fiction, ha preso l'aspetto location. Cioè, quando voi nominate Montalbano, non parlo della storia di Montalbano, parlo a Ragusa. Cioè, lì hanno imposto, no, una location che si chiama Ragusa, non Ragusa, sì, sì. Scusate, no. Licata. No. Adesso vabbè, ci dimentichiamo quella location che ha quasi preso il sopravvento sulla storia. Però è che l'importanza che nasca una cinematografia
calabrese. Perché allora? Certo. Io capisco che chi viene da fuori vada a un discorso dove crea anche gli stereotipi. Gli stereotipi fanno parte anche del cinema, cioè niente da fare. Se noi guardiamo la commedia italiana negli anni 70 è piena di stereotipi, no? C'era la bolognese che fa un certo tipo di mestiere, c'è la serva che è veneta, c'è, cioè voglio dire, lo stereotipo fa parte anche del cinema. Lo sguardo esterno è questo, perché mira a un certo tipo di convenienza economica. Lo sguardo interno invece è quello che riesce invece a dare una sostanza più legata al territorio, più legata alle persone. Però c'è anche Anime Nere, il caso Anime Nere. Il caso Anime Nere parla di mafia. Certo. Anzi, addirittura la esprime anche partendo dall'Olanda, che poi un discorso, no, che purtroppo è un discorso oggi della mafia, che non è più calabrese, ma è europea, che in qualche modo tentava di fare anche la fiction che abbiamo visto più o meno l'ultima, fatta male, malissimo, qualche mese fa. Però c'è questo discorso qui, Anime Nere è stato apprezzato, di Anime Nere, di mafia, non se ne è parlato. Ma ha sollevato anche molte critiche. Si è parlato di essere un bellissimo film. Bello, io l'ho visto, bellissimo. Cioè, è questo che ha preso sopravvento. Soprattutto cioè, con un messaggio finale anche. Andiamo a vedere centinaia di film fatti in America, Il Padrino. Padrino accusato anche di apologia mafiosa, eccetera. Però nessuno nulla toglie che sia un film straordinario. Certo. Che tra l'altro ha lanciato la carriera di attori come Al Pacino, come De Niro, lo stesso Coppola si è affermato, come Genesi Kennedy, come Robert Duvall. Cioè. Un cult, voglio dire. Però è passato poi in secondo piano il discorso di mafia di Don Corleone. Certo. E uno guarda il film, io ho visto 50 volte il film. Cioè, ha una composizione, storia, attori, fotografia, musica talmente straordinaria che passa il secondo. Però ripeto, se noi andiamo a guardare la storia del cinema a New York, vedremo più, no, film di mafia, di criminalità, di violenza, di vendette, cioè, ma a New York non hanno tolto nulla, anzi dirò di più, quei film hanno innescato il cineturismo. Hanno innescato il cineturismo, perché a New York molta gente va a vedere i posti dove hanno girato, certo, Il Padrino. Visto che parliamo di cineturismo, in qualche modo rientra nel discorso. Ecco, il problema è non cadere sempre nei soliti stereotipi, appunto. Ma lo stereotipo lo dobbiamo togliere noi dall'interno. No, io non posso pensare che uno che vede dall'esterno faccio quello che dico, certo, io. Lui vedrà una cosa, io risponderò con un'altra. Cinetur Calabria sicuramente Cinetur Calabria risponde in questa appunto, direzione. E infatti la proposta che abbiamo fatto è stata apprezzata in tutta i festival, in tutta Europa, perché propone qualcosa di originale. Qualcosa che nessuno, tutti hanno detto, in nessuna parte hanno fatto una cosa del genere. Allora lì ti proponi, lì diventi un qualcosa di identitario. No, in cui non c'è stereotipo, non c'è nulla, ma propone qualcosa di originale, e questo viene apprezzato. Bene, allora siamo veramente in chiusura. Maurizio, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Ecco, Cinetur Calabria, quindi una guida veramente completa. Ci siamo solo dimenticati di dire che hanno collaborato ai testi, certo, Ulderigo Nisticò e Daniela Rabbia. Volevo che si sottolineasse il fatto, certo, che anche loro hanno dato una validissima mano a questo lavoro. Quindi Ulderico dal punto di vista storico e Daniela. E Daniela per ciò che riguarda la descrizione di alcuni ambienti, di alcuni borghi che per noi erano abbastanza importanti da sottolineare. Tra l'altro con Daniela ne avevamo parlato qui, le aveva fatto un passaggio, oltre ai suoi, ovviamente ai suoi lavori letterari che sono sempre numerosi eccetera, ne avevamo parlato. Naturalmente stasera con voi, con gli autori, abbiamo approfondito proprio il lavoro che c'è dietro questa guida. Io all'inizio parlavo di teatro, una provocazione ma proprio brevissima, proprio in una manciata di secondi, ma quanto il cinema, parlavo di teatro, no? Quanto il cinema deve al teatro? Tu pensa che all'inizio praticamente il cinema era teatro filmato, cioè era un'inquadratura fissa per cui era un punto di vista molto molto teatrale, a parte, diciamo, parlo da un punto di vista del linguaggio, sì, del linguaggio. Sì, certo. Era il cadrage frontal, come lo chiamano i francesi, cioè un'inquadratura frontale che è il punto di vista dello spettatore seduto nella sala del teatro.
poi il cinema ha elaborato il suo linguaggio attraverso i primi piani, soprattutto, che furono inventati, si dice, cioè, dagli americani, i campi lunghissimi, le figure a mezzo busto, i campi controcampi, le carrellate, cioè ha raggiunto una sua autonomia linguistica, semantica, come si dice negli studi della semiologia. Ma è chiaro che il teatro è stato all'inizio del cinema, cioè l'inquadratura frontale, cioè il punto di vista dello spettatore teatrale, è l'inizio da cui poi, a parte gli attori che recitano, le scenografie, certo, su cui poi il cinema ha lavorato tantissimo, però è chiaro che l'inizio è quello. Tra l'altro all'inizio le riprese venivano effettuate proprio all'interno dei teatri. Dei famosi teatri di posa, che erano i teatri dove venivano ricostruiti i vari ambienti, le location, quelli sia gli interni che gli esterni, certo. Non pensate che venissero soltanto ricostruiti gli interni, cioè per interni intendiamo gli interni per esempio di un ospedale, l'interno, sì, di una scuola, l'interno di una casa, di un appartamento, ma anche gli esterni, e per esterni intendiamo tutto ciò che è all'aria aperta. Di questo rapporto cinema e teatro ne parla moltissimo Dottor D'Alvaro, perché Dottor D'Alvaro aveva questo discorso sul cinema, sul teatro, sulla letteratura, ha fatto tantissime bellissime esperienze saggistiche. Però c'è stato un periodo, negli anni 70, in cui il teatro ha preso molto, non diciamo dal cinema, ha avuto bisogno di installazioni audiovisive. Sì. Cioè il teatro a un certo punto, il nuovo teatro, il teatro sperimentale, no? Che ovviamente cercava anche di allontanarsi un po' dal teatro classico, i vari sperimentatori. Roma è la strapiena delle famose cantine teatrali, sì, no? Che ancora ci sono per fortuna e danno lavoro a moltissimi attori che altrimenti non troverebbero spazio. Il teatro in questi casi ha avuto c'è stata una commistione, no? Tra teatro e audiovisivo, per cui c'è stato un periodo in cui questo, il teatro è tornato a essere un po' teatro classico, ha abbandonato un po' la sperimentazione, la contaminazione. Però è stato un periodo in cui questo discorso è avvenuto. Quindi prima il cinema ha preso molto dal teatro, poi il teatro si è contaminato un po' col cinema, adesso è tornato un po' alla sua propria... Seguono un po' le strade giuste, ma sono le evoluzioni dei linguaggi che per fortuna avvengono. Ecco. Due forme d'arte, appunto, come dicevo, nobilissime. Allora, ringraziamo Maurizio Paparazzo, Giovanni Scarfò, Cinetour Calabria, quindi sicuramente speriamo noi, ma noi pensiamo di sì, di avervi davvero invogliato a leggere e soprattutto a guardare le splendide foto, oltre 180 fotografie contenute in questa pubblicazione. Grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito e appuntamento ai prossimi nostri 60 News. Buona serata a tutti. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Lo menea, mueve ese boom boom girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo... Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.